grandi aziende sono felici. Passo la fisica dalla parola al sottosegretario che per la prima volta viene a inaugurare la nostra manifestazione e soprattutto quale la forza le piccole e medie aziende hanno bisogno di voi, hanno bisogno di aiuto, di crederci e di andare avanti l'Italia e sostenuta da loro. Grazie. Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie per questo invito, diciamo agli organizzatori, a tutti gli espositori, grazie all'amico Nannetto che mi ha preso in questi ultimi due giorni dicendo che c'era questa cosa, per cui sono con estremo piacere venuto qui stamattina. Parlando proprio di questi 20 metri di corridoio, diciamo, ovviamente è stata una serie di aggiornamenti, per cui le cose da dire nel settore moda e in particolare della media e piccola impresa sarebbero veramente tantissime, però credo che le cose essenziali siano quelle che intanto partiamo da quelle più banali, però che vanno sottolineate in ogni occasione. La moda, diciamo tutto quello che è collegato alla moda, soprattutto la moda di qualità e di livello, è un qualcosa che appartiene alla tradizione del paese in generale, però devo dire che siamo a Milano, come diciamo prima, una delle quattro in sostanza mondiali della moda, quindi per Milano in particolare riveste un significato assolutamente di rilievo. Diciamo che Milano negli ultimi decenni si è molto trasformata, quello che erano proprio le aziende art, proprio di industria pesante che fino a qualche decennio fa erano quasi nel cuore della città, man mano si sono spostate, qualcuno abbiamo perso, però tanti si sono spostati diciamo nella periferia allargata. E man mano Milano si è trasformata in una città non di servizi, come viene detto, in maniera secondo me impropria, riferita magari ad altre situazioni, ma una città che ha valorizzato al meglio le cose che aveva e che erano, come dire, sinergiche proprio con la creazione milanese. Quindi in questo senso la moda è diventata veramente una delle questioni trainanti, lo vediamo ogni anno, non solo in questa settimana, ma in genere credo che Milano sia una delle città europee con maggiore incamine proprio turistico, tra virgolette, in realtà il turismo sostanzialmente di lavoro, moltissimo di questo è legato proprio alla questione della moda. Credo che qui anche oggi ci siano moltissimi buyer stranieri che sono ovviamente a vedere le ultime novità. Quindi questa è già una cosa da sottolineare e non dimenticare, perché è una cosa che si deve mantenere e promuovere assolutamente per il futuro. Noi abbiamo tante combinazioni importanti, abbiamo prima di tutto una grande quantità di persone di grande proprio ingegno creativo, quindi i designer, cioè sono comunque la materia prima per partire con tutto questo. Ma poi abbiamo veramente uno strato, uno zoccolo duro di altissima professionalità che permette di trasformare queste idee poi in oggetti effettivamente veri, vendibili in negozio e soprattutto indossati. Quindi cioè, questo è un connubio di tante belle qualità che assolutamente si deve essere preservato per sempre. Poi parlavo prima, proprio per non dire cose inappropriate, ovviamente in Italia, in Lombardia, Milano, abbiamo anche grandi marche che hanno soprattutto le grandi dimensioni, però forse quello che non è adeguatamente conosciuto, sì, ma che non è adeguatamente promosso, è invece la realtà delle medio piccole, che sono magari medio piccole solo per dimensioni, perché magari non hanno 2.000 dipendenti, magari ne hanno 10, 15, 20, 40, per fatturato, non fanno miliardi, ma milioni di euro, perché da un punto di vista della capacità proprio totale e industriale, cioè di pensare, ideare e realizzare il campo, e soprattutto dal punto di vista della qualità che passa quasi dalla capacità industriale alla professionalità artigianale, come quello di saper realizzare il bel capo proprio fin dai minimi dettagli, credo che questa sia la vera forza che ha il paese nel campo della moda, perché sicuramente le grandi marche, conosciuto il merito che hanno, la capacità commerciale, soprattutto diciamo la capacità economica, però dicevamo prima, facendo una nota così, probabilmente in altri paesi, anche ci fosse di colpo nato per caso un designer di altissimo ingegno, però poi se non ha la persona che sa trasformare questa cosa diventa difficile fare moda in paesi diversi dal nostro. Però ecco, non voglio assolutamente sminuire le cose, le PMI, le medio piccole hanno questa capacità, che non è solo nella moda, è anche nella meccanica, è anche in tanti altri settori industriali, cioè il fatto che quello che noi riusciamo a fare con l'azienda dove c'è il titolare, 20 dipendenti in Germania o hanno la Mercedes o non riescono a fare. E questo senza togliere niente ai tedeschi, voglio dire, per il quale io
fuori per la capacità organizzativa e tutto il resto, la praticità e tutto il resto, però devo dire che quello che riusciamo a fare noi con poche risorse, pochi altri paesi al mondo riescono a fare. Credo che la moda, veramente, se fosse il settore dove tutte queste cose risultano in maniera evidente. Quindi, dette queste cose, ne potremmo dire tante altre, però il concetto è che insomma, siamo ammirati per tutte le persone che lavorano in questo settore, abbiamo veramente una grandissima riconoscenza nei loro confronti, però quello che bisogna dire cos'è? Che questo patrimonio non va disperso, ma va aiutato. In un momento non facile, perché il mondo va come va, non è che noi siamo bravi, ma ce ne sono tanti altri che stanno crescendo. Ci sono anche altri mercati che una volta erano poveri, adesso stanno diventando medi e tra un po' saranno ricchi, per cui anche da una parte, come dire, un'attenzione alla concorrenza crescente, dall'altra un'attenzione all'allargamento importante altrettanto, dal punto di vista dimensionale proprio quantitativo, invece dei mercati di riferimento. Quindi tutto questo mondo che ha, come giusto che sia, insomma, le sue difficoltà e i suoi andamenti altalenanti, deve essere attentamente monitorato e le nostre aziende devono essere adeguatamente, non aiutate perché non ne hanno bisogno, supportate, cioè nel senso di dare quel contributo che magari la piccola dimensione impedisce di dare. Questo ovviamente però ci sono investimenti importanti, quindi fiere all'estero, contatti internazionali, poi ci sono fare missioni all'estero, quando c'è da promuovere, diciamo, il Made in Italy, soprattutto di questo tipo di aziende. Quindi, diciamo, che rappresento, dico la parte di governo, però lo devo in particolare per il Ministero di riferimento per lo sviluppo economico, è collegato al lavoro, è collegato ad altre cose, ovviamente l'attenzione in questa direzione è assolutamente massima, per cui una serie di iniziative velocemente in qualche modo si è già iniziato a farle, nei prossimi mesi sicuramente vogliamo incrementare gli incontri con voi per capire quali sono le leve competitive più importanti, quali sono le cose su cui ci si deve proprio concentrare maggiormente per un sistema di energia, assolutamente. E poi voglio dire, le iniziative proprio a livello ministeriale, con le vostre associazioni, di categorie, tutto quello che rappresenta il vostro mondo, per promuovere in maniera adeguata il Made in Italy e il Made in Italy delle PMI della moda in particolare. Quindi, per chiudere, grazie veramente per questo invito, grazie per quello che avete fatto. Sono da vedere, insomma, se la location sia tutto assolutamente quello. Grazie a voi che avete organizzato, agli enti locali, al comune, alla regione che comunque sono in ogni caso vicini alle vostre iniziative, però vi permetto di dire grazie soprattutto a quelli che lavorano. Quindi l'imprenditore che ci mette il video in visto e mi permetto di dire i dipendenti, perché che ne dicano tanti che nel mondo del lavoro parlano ma non ho mai figurato il cartellino il giorno della loro vita. Per l'imprenditore la ricchezza più grande è il collaboratore capace, quindi veramente noi siamo quello che siamo perché abbiamo imprenditori di ingegno e di coraggio, ma anche e soprattutto lavoratori di grande professionalità e devo dire attaccamento e amore nei confronti e della propria azienda e del proprio lavoro, nel senso che sono sicuro che tutti quelli che lavorano nelle imprese di 10, 12, 15, 20 dipendenti, quando esce il capo finito, più che lo stipendio, la soddisfazione di vedere il capo finito in via Monte Napoleone appeso da un tendino. Grazie.